Saluto a tutti i lettori di HD Blog, eccoci con un altro dei nuovi modelli di Sony Ericsson, il Sony Ericsson Sole. Lo smartphone è un full touchscreen con display da 3.7 pollici, processore dual core da 1 GHz, intanto stiamo vedendo le caratteristiche della scocca. Fotocamera da 5 megapixel che vediamo qui posteriore con videoregistrazione dei video a 720p, monta il modulo NFC, ovviamente Wi-Fi, GPS, DLNA e anche in questo caso, come nel caso del Xperia U, abbiamo Android 2.3 a bordo, ma con la promessa e la possibilità di aggiornarlo senza problemi a Android 4.0 e Screen Sandwich. In questo caso nella confezione abbiamo inclusi il cavo HDMI per poterlo collegare alla TV e gli SmartTag, che sono dei piccoli dispositivi programmabili in modo che quando si avvicina il cellulare a questi SmartTag, l'NFC li riconosce e attiva tutta una serie di azioni, come per esempio la possibilità di impostare la sveglia quando si avvicina uno SmartTag, o la possibilità di attivare il collegamento di LNA con la TV o con lo stereo quando lo si collega a un altro. Andiamo a vedere il menu. Anche in questo caso abbiamo, diciamo, la stessa fluidità del Sony Xperia U, garantita dal processore dual core. Questo ovviamente è il comportamento con Android 2.3 e 2.3.7 che vediamo in questo momento installato sul cellulare, ed è ancora da appurare le performance con Android 4.0 quando uscirà. Andiamo nel menu, sempre lo stesso menu, schermata a scorrimento orizzontale con tutte le applicazioni, possibilità di gestire le cartelle grazie all'interfaccia personalizzata di Sony, che ci mette a disposizione i contenitori di applicazioni direttamente nella schermata principale, anzi nella barra inferiore della schermata principale. In questo caso abbiamo un rimando alla tecnologia del Sony Xperia U, cioè il LED che vediamo sulla parte inferiore che produce una luce soffusa. Il concetto è quello che dalla parte bassa del dispositivo arrivi la luce che va a illuminare tutto lo smartphone. La scocca è semplice, anche in questo caso lo spessore non è ridotto, lo vediamo confrontato con un Galaxy S2 ad esempio, e ci possiamo accorgere che lo spessore non raggiunge i livelli, diciamo, degli ultimi modelli Android. In questo caso da segnalare che noi abbiamo la batteria da 2000 mAh, quindi la cover più spessa. Torniamo all'Xperia Sole. Ovviamente il display caratterizzato da una buona leggibilità, ottima luminosità, qui siamo con sotto una luce diretta, quindi non ci si può lamentare. Vediamo qui gli smart tag, si chiamano così, sì. Andiamo a vedere la navigazione internet anche per l'Xperia Sole. Abbiamo il browser e andiamo a caricare la pagina, che non è stata mai caricata su questo modello, quindi non c'è alcuna cache ad accelerare il processo di download della pagina. Vediamo che il caricamento è abbastanza veloce, al momento mancano solo alcuni elementi flash che si sono attivati in questo momento. Ecco, la barra ha completato il caricamento, andiamo a vedere lo scrolling, che si attesta su livelli medio-alti, abbastanza buono. Il pinch to zoom non è il massimo della fluidità, e anche in questo caso abbiamo bisogno di una pressione maggiore per poter utilizzare questo schermo touchscreen, che non ci sembra sensibile come altri modelli. Ovviamente qui stiamo parlando di un dispositivo usato e abusato durante le presentazioni, quindi ci riserveremo di verificare in sede di recensione se la sensibilità dello schermo, che ci sembra altalenante, sarà effettivamente così, o se questo è un difetto dovuto al device che stiamo provando. Andiamo a vedere la fotocamera. Ok, si è appena caricata, proviamo anche in questo caso con una macro. Ok,
andiamo a vedere lo scatto, anche in questo caso le prestazioni sono pressoché identiche a quelle del Sony Xperia U, perché la fotocamera e il sensore è lo stesso. I smart tag possono ovviamente essere configurati, in questo caso andiamo a entrare nell'applicazione di configurazione, scegliamo ad esempio quello nero e semplicemente da questa schermata possiamo andare ad aggiungere le variazioni che vogliamo siano eseguite all'avvicinamento dei due dispositivi NFC. In questo caso possiamo ad esempio aprire un indirizzo internet, impostare uno sfondo, disattivare le varie connessioni radio, attivare il wifi, riprodurre dei brani, inviare un sms e così dicendo. Questa è una funzione molto utile perché ci permette di diciamo configurare automaticamente il cellulare quando è ad esempio nella scrivania dell'ufficio o quando è sul comodino vicino al letto, in modo che si attivi automaticamente la sveglia anche se ce ne dimentichiamo. Con questo è tutto, ci vediamo con i prossimi modelli di smartphone presentati da Sony.